Due anni dopo, la Coppa Italia di basket è tornata a Pesaro. Il trofeo da oggi fa bella mostra di sé in uno dei luoghi più iconici della città, come Casa Rossini, per poi spostarsi domenica all'Adriatic Arena per essere consegnata a una delle otto migliori espressioni attuali della pallacanestro nazionale. Non ci sarà la VL di Banchi, dopo che un anno fa la VL di Repescia recalò un sogno al popolo biancorosso, arrivando fino in finale per poi cedere a Milano all'ultimo atto. Armani, che resta la favorita anche in questa edizione pesarese delle Final Eight, e alla quale spetterà la prima palla 2 della manifestazione mercoledì alle 18 con Sassari. Trento-Brescia, Trieste-Tortona e Virtus-Bologna-Brindisi, gli altri quarti di finale che completano il lotto di pretendenti al trofeo. È una bella soddisfazione, due anni fa è stata una grande festa, poi purtroppo è arrivata la pandemia e tutto lo sport ha subito moltissimo l'effetto della pandemia. E poi l'anno scorso abbiamo sfiorato questa coppa, anche se in finale diciamo Milano ce le ha suonate, e quindi è stato anche un grande momento di risveglio della passione verso il basket da parte di tutta la città e anche della voglia di riavere il grande basket a Pesaro. Per questo abbiamo riportato le Final Eight, un ringraziamento alla Lega Basket che continua ad investire su Pesaro, siamo molto contenti, avremo una capienza ridotta però ci sarà pubblico e speriamo magari che per le semifinali e le finali possano aumentare ulteriormente i numeri. Quindi in bocca al lupo a tutte le altre squadre che si confronteranno a Pesaro, ai tanti tifosi turisti che verranno nella nostra città. È l'unico rammarico che non c'è la VL, ci avevamo sperato fino all'ultima giornata, però insomma questo non toglierà nulla e alla manifestazione il connubio con la cultura, con la città della musica è talmente forte che tutti coloro che passeranno a Pesaro potranno ammirare questo bellissimo trofeo proprio nella vetrina di Casa Rossini. È un evento che rispettiamo con orgoglio, abbiamo organizzato anche delle iniziative collaterali, ricordo l'inaugurazione del campo da basket dedicato a Gianluca Mattioli venerdì mattina, ricordo il conte che abbiamo organizzato col liceo sportivo Marconi, nel quale era possibile inviare dei video insomma, che rappresentassero al meglio il valore del basket nella nostra città e quello che rappresenta per tanti pesaresi. Il rammarico è che Pesaro non possa essere fra le otto finaliste, l'anno scorso eravamo a Milano e Pesaro è stata in finale, quindi eravamo lì e quindi contavamo che quest'anno Pesaro fosse qua. E, insomma, ci dispiace, però insomma, siamo contenti per il movimento cestistico pesarese e non solo, nazionale, che ritornerà a Pesaro per quello che è un evento importante per il basket. Volevo ringraziare la Lega Basket per averci scelto dopo due anni dalla scorsa edizione. Insieme abbiamo collaborato anche per migliorare le strutture all'interno, avremo un nuovo parquet e due nuovi canestri che poi rimarranno a servizio dell'arena alla fine della manifestazione, quindi con loro ci sono tutti i presupposti per poter fare bene questa edizione, ma per poter sperare di averne anche altre nel futuro.